Molto divertente nel finale, cioè nella Repubblica Copertina, la sua biografia. Cavaliere, commendatore, grande ufficiale, cavaliere di Gran Croce, ambasciatore UNICEF, membro dell'UNESCO e anche discreto attore. Ecco, Questo l'ho forse. scritto io, non era scritto io, dico mettete una freccetta e fate capire le mille vite di Dino Banfi, una freccetta di girare alla fine e scrissi io queste cose, perché sono le onorificenze vere, ma ce n'era un'altra che avrebbe dovuto partecipare a queste onorificenze, che mi stava dando Papa Ratzinger prima che lasciasse il pontificato e prima che arrivasse Papa Francesco. Ratzinger mi voleva molto bene, l'ho incontrato parecchie volte, anche quando ha lasciato il suo pontificato. Il nonno d'Italia mi abbracciava, sorrideva, un giorno chiese a mia moglie, la fa ridere suo marito, mia moglie fa, mica tanto santità, come mai? Come mai? E dico, perché c'entra? Quando sono incavolato, sentì incavolato, cominciò a ridere Papa Ratzinger e mi voleva dare un'onorificenza che io non avevo mai sentito, la commenda di San Leone Magno, che pare che sia un'onorificenza che il Vaticano non dà più da anni. Poi subentrò Papa Francesco, che non ama queste cose, e quindi la cosa è finita lì, è andata lì. Però vi voglio dare un altro annuncio fresco di pochi giorni fa. Mi ha scritto una lettera Papa Francesco, talmente bella, lui proprio in persona, un caro nonnolino, il giorno di San Gioacchino, che io non sapevo che San Gioacchino era il nonno di Gesù, quindi il giorno della festa dei nonni si festeggia con San Gioacchino. Dove mi dice delle cose molto belle, essere nonno di una nazione è una cosa bellissima, anche perché io quando lo conobbi a lui gli dissi, Santità, se lei mi continua a chiamare il nonno d'Italia, allora lei lo sa che cos'è? Lui fa cosa? L'abuelo del mondo, l'ho detto nella sua lingua, ho fatto una figura bellissima. E c'è una lettera molto bella che mi ha mandato adesso, sono lì incorniciata, un giorno qualche giornale la pubblicherà sicuramente. Sì, le volevo chiedere, Ti lei, volevo ti chiedere. volevo chiedere, maestro, la scelta di diventare nonno libero avviene con un grande produttore che purtroppo non c'è più, Carlo Bixio. Come è nato questo personaggio? Ma intanto è un format spagnolo, questo nasce in Spagna, si chiamava El Medico de Familia, questo mi dissero all'inizio. Quando mi fecero leggere Carlo Bixio, che era un grande produttore cinematografico ed è anche, non c'è più ahimè Carlo, ma lui era il figlio del famoso Nino Bixio, quello che ha scritto tante canzoni belle che conosciamo, È Mamma, pronipote del Garibaldino. Parlami d'amore Mariù e tante altre. Questo disse, vuoi fare un nonno tosto? Ma dico io, nonno, questo me l'ha chiesto quando avevo 60 anni, il nonno non. Vabbè, però se è una cosa carina fammi leggere. Lo lessi, non mi piacque molto perché era troppo di mentalità spagnola, era troppo franchista a quei tempi, un po' volgarotto mentre parlava, sindacalista, ma non lo so, dico non si può aggiustare il ruolo. Cioè, vediamo, se tu lo vuoi fare, Paola Pasqualini era capo, diciamo, degli sceneggiatori, disse lo sistemiamo su misura per te. Quando io piano piano lo feci diventare nonno libero, come lo desideravo io, poi vinsi questa battaglia, se battaglia era, che non si diceva più andiamo a vedere il medico in famiglia, oh, domenica c'è nonno libero, domenica c'è nonno libero, sono diventato un personaggio che ogni nonno che aveva un bambino italiano desiderava. È stata una bella sera la nostra, non è che è piaciuta Sì, è molto. durata molto poi più dell'originale, quindi tu si è limitato alla prima o seconda stagione, invece questo è andato avanti. E tra l'altro tu sei diventato piano piano il vero protagonista della serie, anche perché ci sono i cambi di cast e così via, quindi a un certo punto si è tutto concentrato su di te. Ecco, questa è un po' una responsabilità, perché insomma, perché al di là del piacere dell'intrattenimento, andare ogni settimana su Rai 1, la Mirai della Rai, e anche aver toccato dei temi politici, sociali molto, molto forti, senza mai nasconderti. Senza mai nascondermi e con il garbo della misura, forse.